Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Passi di Salute, gentili telespettatori. Eh, oggi parleremo di HIV, ovvero di AIDS, una patologia estremamente importante, come vedremo, e una patologia tutt'altro che eh, eh, guarita, risolta o assente da quello che è l'attenzione che noi sanitari rivolgiamo verso le malattie infettive. Tuttavia, se ne parla poco e spesso eh, c'è la. la, la credenza che questa malattia si sia risolta e in qualche modo che le infezioni siano state controllate tutte. Vedremo con l'ospite che ci è venuto a trovare e con i dati anche dell'Istituto di Superiore di Sanità che le cose non stanno così. Da poco si è celebrata la giornata mondiale dell'AIDS, dell'HIV, che è il primo di dicembre e sono stati anche presentati dei dati importanti, di cui oggi parleremo, circa le nuove infezioni che colpiscono, con quale percentuale. Eh, è venuto quindi, come vi dicevo, a trovarci il professor Giovanni Di Perri, che ringrazio per essere con noi, eh, un ospite di Passi di Salute che già ha avuto modo di eh, venirci a trovare. Con lui appunto affronteremo eh, il tema dell'HIV. Ricordo che il professor Di Perri è l'ordinario di malattie infettive dell'Università di Torino, quindi chi meglio di lui per aiutarci a, a dirimere qualche dubbio e a sapere qual è lo stato delle cose. E io comincerei proprio con, con qual è lo stato delle cose, cioè è un po' vero che si pensa che eh, ormai di AIDS non ci sia ammala più, il problema è risolto, e forse questo fa diminuire l'attenzione verso quelle che potrebbero essere le fonti di contagio. Probabilmente i progressi sono stati fatti nella gestione terapeutica, fanno sì che evidentemente in un certo tipo e una certa misura di sofferenza siano venute meno rispetto a vent'anni fa, questo sicuramente. La mia generazione che ha vissuto un po' tutta la storia ovviamente ha una percezione molto diversa rispetto a chi eh, con meno anni sulle spalle inizia ad affrontare il problema oggi. Eh, il fatto centrale della questione è che eh, è una infezione controllabile, se ne riesce a ridurre gli effetti in maniera drastica, però al fine di mantenere l'esistenza in vita e un minimo di qualità di vita ovviamente bisogna continuare ad assumere farmaci, altrimenti diciamo che l'infezione riprende immediatamente il suo corso e il suo corso è un corso drammatico come sappiamo. Questo è, la, è, la, diciamo, è il fatto centrale. Eh, una cosa che eh, preoccupa è la, eh, i sintomi estremamente sfumati sì. almeno nella prima fase della malattia. Questo eh, fa sì, leggevo, che... Eh, Spesso eh, si arriva a diagnosi quando si cominciano a manifestare quei sintomi che possono ricordare una influenza, certo. no? i dolori muscolari, ma allora siamo già in una seconda fase certo. della certo. patologia. Eh, quali sono i sintomi che, eh, con tutte le, le cautele, naturalmente, possono in qualche modo eh, farci pensare ad una possibile eh, infezione? Ma insomma, l'infezione ha una sua storia lunga, lasciata a sé al suo decorso naturale, passa molti anni in maniera del tutto asintomatica. All'inizio vi può essere un qualcosa di acuto, come una sindrome febbrile, che però, come, come, come dicevi, può essere estremamente aspecifica, può essere confusa con una sindrome influenzale, al limite, in una certa classe d'età, anche con la, con la mononucleosi. Dopodiché inizia veramente una fase asintomatica che può durare anche dieci anni. A quel punto, in maniera silente in questi anni, in realtà il sistema immunitario perde progressivamente il suo potere di controllo. Finché non si arriva all'esordio di una delle possibili patologie opportunistiche, infezioni, ma non solo, anche neoplasie, anche tumori, e allora è con questa che il, il soggetto si presenta a una prima attenzione medica che può essere diversa, a seconda di un pronto soccorso, può essere yeah. il proprio medico, può essere in, nelle persone che hanno magari un po' più di sensazione del proprio rischio anche direttamente al reparto di malattie effettive. E a quel punto si può trattare di una polmonite, si può trattare di una storia recente di perdita di peso, si può trattare di una sintomatologia anche a carico dell'apparato gastrointestinale. Dipende un po' dal, così, da quello che può essere un minimo di capriccio nell'accadere nel, nel l'una o l'altra infezione. Però a quel punto siamo in una fase già conclamata. Il paziente appunto non se n'è accorto negli anni precedenti e eh, si può... Ovviamente procedere a curare il processo che in Acuzzi ha portato il paziente all'attenzione medica, poi la storia inizia con la terapia antiretrovirale, che funziona anche se si parte diciamo, eh, con in condizioni Critiche, diciamo, già emergenze. avanzate, però ha un rendimento assai migliore se viene iniziata molto prima. Cioè, certo. oggi vi sono dei dati e non vi è più ambiguità su questo, appena ci accorgiamo che l'infezione esiste, occorre iniziare la terapia antiretrovirale e al momento è una terapia destinata a durare per tutta la vita. Ecco, ricordiamo che eh, l'acronimo di eh, appunto, AIDS vuol appunto, dire sindrome da immunodeficienza acquisita, che è proprio quanto si diceva, sì. cioè l'organismo perde in qualche modo la sua capacità di reagire nei confronti di patologie secondarie, che sono comunque le prime da essere curate, sì, quindi sì. se c'è una polmonite. E io leggevo un dato eh, dell'Istituto Superiore di Sanità, non sono aggiornatissimi i dati che io dispongo, però insomma, eh, mi, eh, ci raccontavano come eh, c'è una incidenza comunque di nuovi casi, sì. nuove diagnosi. e insomma, I dati non è che sono proprio eh, così incoraggianti, perché vedevo qui che si parla, eh, qui era riferito al 2015, eh, un 77% di casi, eh, sono circa 780 nuovi casi con un'incidenza che colpisce maggiormente, mi pare, nella fascia sui 30 anni, no? quindi Ma donne ora, e uomini. Sì, dipende ecco. dal contesto geografico in cui si va a contare. Generalmente i nuovi casi in Italia ogni anno sono fra i 3 e i 4 .000. In Piemonte sono, sono stati a lungo tempo fra i 300 e i 350, oggi ci attestiamo una cinquantina di casi in meno come nuovi casi, nuovi casi, casi in aggiunta. Certo, certo. In realtà se poi si va a contare quella che è la misura della popolazione che vive con l'infezione HIV, questa ovviamente è in costante accumulo, in costante aumento. Proprio perché per il successo delle terapie, proprio perché queste terapie, se prese in maniera em, opportuna il prima possibile, possono oggi, nelle circostanze migliori di esercizio terapeutico, portare a un'attesa un di vita che si approssima molto a quella della popolazione generale. Per cui è chiaro che questo è un contenitore diciamo, di infezione che se ben curato è ancora, diciamo, può essere ancora protagonista di trasmissione ma lo è in misura assai minore rispetto a quelli che potevano essere gli anni in cui la terapia non esisteva. Ecco, queste giornate, io accennavo che sì. tutti gli anni il primo di dicembre si... Si celebra questa giornata per ricordare quantomeno che cosa la scienza, che cosa la ricerca medica e scientifica certo. stia facendo. Ecco, in qualche modo, nella tua esperienza, hanno, mh, servono a, ad aumentare l'attenzione, la sensibilità delle persone? Perché mm. il rischio, lo vedremo tra poco, spiegheremo quali sono i soggetti e quali sono le modalità per contrarre l'infezione. Certo. Ecco. Ma indubbiamente è difficile, bisognerebbe fare la prova contraria, non parlarne mai, Beh, insomma, sicuramente più se ne parla meglio è, questo è un, credo, non sia contestabile. Un richiamo ci vuole, ci vuole più di un richiamo, ci vuole un'educazione permanente, perché ci siamo accorti, per esempio, come rispetto alla primissima fase in cui le categorie. Di persone che potevano avere un comportamento a rischio in parte se ne accorsero e ci fu un, per esempio in Italia una grossissima diciamo, modifica di quello che era il profilo di rischio. In quegli anni si faceva un certo tipo di, di prevenzione, di informazione dal Lupo Alberto, yeah. i cartoni alla linea blu, gli spot in cui si, si faceva presente di un minimo di rischio che c'era nel avere rapporti sessuali con persone che non si conoscevano, rapporti sessuali non protetti evidentemente. In quegli anni chi aveva 2, 3, 4 anni di età e oggi ne ha 30, ovviamente non è stato esposto a quel tipo di prevenzione e non è forse stato esposto a nessun tipo di prevenzione, per cui oggi si, affaccia, si è già affacciato all'età adulta. Una concezione di rischio forse assente oppure sicuramente limitata, non quella che sarebbe richiesta per realmente prevenire da un punto di vista comportamentale il rischio di contrarre l'infezione HIV. È stato sempre riconosciuto all'inizio come una patologia che poteva colpire più le coppie omosessuali anziché le sì. coppie eterosessuali. Un dato che rimane nella, nella, sì. nei dati scientifici anche oggi, sì. che molto si è conosciuto di più della patologia. Certamente, no. l'Italia ha avuto in questo senso due periodi molto distinti. Diciamo fino alla fine degli anni 90 prevaleva in maniera in misura anche mh, preponderante la tossicodipendenza per via venosa, gli eroinomani. Negli ultimi 15-20 anni eh, siamo, ci siamo allineati a quella che è la realtà epidemiologica degli altri paesi europei e il rischio è sostanzialmente sessuale. In generale il rischio è soprattutto omosessuale ma è anche eterosessuale. Certo. Questo perché effettivamente sono, si sono poi modificati i costumi, stiamo attraversando una fase in cui ci sono realtà nuove come quella del cosiddetto chem-sex, cioè il fatto di... Assumere sostanze che modificano, se vogliamo, il nostro comportamento nei rapporti con gli altri e vengono assunte in contesti di incontri sessuali per lo più occasionali, comunque organizzati, ripeto, sia sì, sul sì. versante omosessuale che eterosessuale, e in un certo senso fanno, diciamo, rilasciano un po' quelle che possono essere le, le prerogative di vigilanza di ogni individuo. E in questo senso si va incontro a rischi maggiori oggi l'80% almeno delle nuove infezioni è contratto per via sessuale la tossicodipendenza per via venosa è ridotta è a meno ridotto. del 4% diciamo che anche il mercato della droga è andato su cose non iniettabili certo, su pasticche certo, e quant'altro certo. e vediamo come in questo senso la, 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 le sostanze diciamo mh, proibite e so, lo sono non solo in quanto tali ma anche perché vengono da un una manifattura che è artigianale, per cui hanno anche un titolo diverso da una settimana all'altra, dipende dal tipo di traffico che c'è, quindi sono, non sono controllabili. Creano fra l'altro interazioni farmacologiche con chi assume la terapia, 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 terapia e, in linea teorica, anche con chi assume la profilassi, che è una nuova realtà che è in vendita in Italia dal, dal mese di luglio: Ci, diciamo, esiste una chemioprofilassi per l'infezione HIV, chi si ritiene a rischio può acquistarla, certo. eccetera. Certo. Per cui, diciamo, c'è un, cioè una sorta di convergenza fra le droghe e il sesso che prima rimanevano abbastanza distinti come fattori di rischio. Molto bene. Torneremo naturalmente col professor Di Perri ad approfondire il tema dell'HIV-AIDS nella seconda parte di Passi di Salute, adesso linea alla regia. Passi di salute in compagnia del professor Di Perri, ordinario di malattie infettive dell'Università di Torino. Oggi parliamo di infezione di HIV, cosiddetto AIDS, malattia da sindrome di immunodeficienza acquisita e stiamo cercando di capire cosa si possa fare non solo per una diagnosi precoce, cosa fondamentale, importantissima, ma anche che cosa oggi la terapia medica sta prospettando per la cura di una malattia che Riesce quasi a essere controllata e a darci una sopravvivenza analoga, quasi almeno, a quella delle persone che non hanno contratto l'infezione. Allora, come è evoluta la terapia del, dell'AIDS, professore? Beh, insomma, ormai sono 21 anni che conosciamo il valore della triplice terapia, una terapia a tre farmaci che evidentemente ha avuto una sua crescita qualitativa oltre che quantitativa, sono più di 20 i farmaci in commercio per la terapia dell'infezione HIV in varia combinazione, è evoluta in senso di uh, tollerabilità, potenza, sicurezza. Eh, si sì, ricordo anche, che dava parecchi effetti collaterali. All'inizio all sì, all'inizio erano effetti collaterali importanti, che lasciano ancora degli strasci che se vogliamo dal punto di vista del rischio cardiovascolare, eh, del sì. rischio metabolico in, in generale. Ci sono stati miglioramenti straordinari nella tollerabilità, nella facilità di assunzione. Oggi abbiamo più di un regime che è praticamente è rappresentato da una singola compressa al giorno contro le 9 che mi ricordo. Anche 26 all'inizio. All'inizio anche 26. All no, anche 26. I, oltre ciò so, dobbiamo dire che sono terapie più potenti, terapie che in un certo senso, in una misura diciamo, maggiore rispetto al passato, possono perdonare qualche minima sosta, qualche ah, minima dimenticanza, dimenticanza è proprio certo. la potenza stessa del regime. Che garantisce un'efficacia, che poi diciamo, evidentemente riesce a, a garantire anche qualche minima pausa, non che le pause vadano incoraggiate, anzi, no, certo. ma era per dare un po' l'idea del fatto che è cresciuta proprio la farmacopea da un punto di vista qualitativo. Oggi, se vogliamo, da un punto di vista proprio del, di quelli che possono essere considerati problemi, non c'è più il patema di riuscire o meno a. Eh, Sopprimere la replicazione virale e quindi a recuperare il sistema immunitario. Questo un, lo diamo quasi praticamente per scontato, considerando l'offerta, la, l'ampia scelta di farmaci, quindi la possibilità di individualizzare a secondo della propria storia medica, eccetera. Quello che diciamo ci uh, orienta, uh, orienta la nostra attenzione di più oggi è andare a seguire il, il profilo complessivo del paziente perché è un paziente che è invecchiato proprio perché sopravvissuto ed è un paziente che ha come gli altri un rischio cardiovascolare, un rischio metabolico, un rischio di varie altre eh, forme di malattia anche neoplastiche, questi rischi che possono essere considerati generici nella popolazione generale, in particolare di quella che è invecchia, sono rischi che sono presenti in misura maggiore e anche se vogliamo anticipati rispetto a quella che è l'età di rischio della cosiddetta popolazione generale. Per cui oggi noi ci occupiamo del profilo lipidico ci occupiamo della sensibilità insulinica, ci occupiamo di uh, modificare aspetti di comportamento di tipo dietetico, ci certo. cerchiamo di ridurre il fumo, incoraggiare l'attività fisica e sono cose che avresti potuto sentire dire mh, da un tuo collega certo. generalista certo. che, che fanno parte diciamo, di quelle precauzioni, di quelle norme che evidentemente vanno consigliate un po' a tutti. Ci sarà una terza fase, ecco, perché quindi io so questo. Sì, una terza fase sarà quella dell'allestimento di forme di terapia ancora più comode e che ancora di più garantiscono diciamo, quella che è l'aderenza del paziente. Mi spiego, la possibilità per esempio con un'iniezione mensile o, o ogni due mesi e forse in futuro addirittura ogni sei mesi o ogni anno dell'intera terapia antiretrovirale in modo che uno non abbia a preoccuparsene. e debba poi gestire il resto della terapia, cioè la terapia che può essere antipertensiva, che certo. può essere la terapia statinica, che può essere una terapia di varia altra forma, proprio perché entriamo, siamo entrati ormai a piene mani in una fase di, di invecchiamento che insomma, è l'effetto collaterale della sopravvivenza, se vogliamo. E quindi da questo punto di vista siamo diventati molto più internisti rispetto al passato. E non, la priorità ovviamente rimane curare l'infezione da HIV, però nella gestione a lungo termine si sono resi estremamente significativi anche questi aspetti di ordine più internistico. Ecco. L'approccio. Mi viene in mente appunto che saranno farmaci abbastanza costosi, no? sì, sì, coperti sì, sì. dal Servizio Sanitario sì. Nazionale. Quindi sono farmaci che richiedono la stesura di un piano terapeutico e quindi poi prescrivibili anche dal medico di famiglia o sono farmaci che possono essere somministrati solo dallo specialista? Ma direi che sono, in questo momento sono somministrabili solo dallo specialista e per motivi proprio di compatibilità. Di conoscenza dell'interattività con altre molecole, credo sia anche il caso che rimangano nelle mani dello Certamente, specialista. Da questo certo. punto di vista, il, consideriamo che oggi, un, 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 diciamo un paziente con infezione di HIV, felicemente curato con antiretrovirali, assume altre 5-6 terapie contemporaneamente, le deve modificare, le deve aggiornare e si entra in un contesto abbastanza, diciamo. Eh, direi super specialistico, super specialistico Per cui ritengo che questo sia, sia diciamo, mh, debba rimanere nell'alveo in cui si è generato. Ecco. Eh, una cosa, eh, si ricoverano ancora pazienti sì. eh, con. Ecco, ci sono ancora... Una buona metà dei nuovi casi sono rappresentati da pazienti che arrivano già in una fase conclamata. Per cui eh. hanno spesso la necessità di una, una fase iniziale in cui occorre fra virgolette salvargli la vita, cioè certo. curare quello che è l'impegno opportunistico acuto che si è presentato in quel momento, per poi, diciamo, programmare quella che è una storia che diventa più lunga e più ambulatoriale a quel punto, una volta superato il, la fase critica. Una, Consideriamo eh, che c'è certo. di tutto, c'è cioè chi interrompe eh, la terapia, certo, si certo. ammala, quindi cioè non, non è così lineare come potrebbe sì. Questo è potrebbe il prospetto sembrare. di chi esatto, segue esatto. correttamente. Sì, sì, sì. Immaginiamoci un paziente affetto da HIV... Mm. Eh, con, conclamato ma sotto sì. buona terapia che a, abbia un infarto sì. qual è la procedura in questo caso deve stare in un unità coronarica ah, oppure dentro l'unità certo. un si attuano delle misure la procedura è ovviamente che passi nelle mani specialistiche le migliori per domare il diciamo il, in questo caso la fase accurata dell'infarto certo. ma può essere un'embolia polmonare certo, una qualsiasi. Sì, certamente. Dopodiché, rientra assolutamente nel, nel, diciamo, nel novero del, delle nostre procedure comuni. Ovviamente, va in anamnesi il fatto che il soggetto a rischio cardiovascolare, la prevenzione diventa secondaria perché l'evento c'è già stato. E ormai siamo avvezzi abbastanza a questo tipo di. Di nuova dimensione di nuova dimensione, sì. queste complicanze mm, che sì. dovete affrontare, Quindi, eh, da una parte si diceva che sta molto eh, cambiando l'approccio. No? Si sì. parlava di questa eh, iniezione semestrale, sì. annuale, questo però non deve essere una scusa per pensare, beh, tutto sommato, è una patologia che no. è ben controllata, non è neanche così grande di grande scomodità. Un diabetico che deve farsi no. magari tre volte l'insulina al giorno, ha più problemi, no? eh, una malattia di questo e eh, una mia eh, cattiva informazione o eh, si era anche ipotizzato un vaccino? Ma i vaccini non è una tua cattiva informazione, i vaccini se ne parla dall'inizio. Ovviamente occorre considerare il fatto che mh, sono stati fatti vari studi, varie scuole di pensiero. Mh, i tentativi hanno portato a prodotti che sono immunizzanti, ovvero si riesce a ottenere la sintesi anticorpale, questo però non è un risultato protettivo. Non lo è nella misura in cui siamo abituati a esprimere così ad avere il nostro concetto del vaccino. I vaccini non sono tutti uguali, lo sappiamo, sono vaccini che danno una protezione permanente e che, non so, vedi quello del morbillo, vedi. Certo. Cioè, che ripercorrono però quella che è la storia naturale del, della stessa malattia infettiva negli esseri umani, ovvero che la sviluppi, rispondi con un'immunità protettiva permanente e il morbillo lo fai una volta sola. È stato possibile, e fra virgolette più facile, allestire vaccini contro questo tipo di, di malattie da infezione che lasciano in, per via naturale un'immunità un permanente. Il grosso, la grossa sfida è uh, HIV tubercolosi e malaria a livello mondiale, ma altri esempi si possono fare perché si tratta di malattie infettive che non lasciano un'immunità protettiva, per cui lì ovviamente chi va a ingegnerizzare un vaccino deve inventarsi qualcosa di nuovo, non basta riprodurre certo. quello che è l'atteggiamento del nostro sistema difensivo. E se dovessimo fare uno spaccato? siamo praticamente in chiusura di trasmissione, eh, sulle eh, persone che più facilmente, io non so se ci sono dei dati, ci sono sicuramente mondiali, dove maggiormente è presente eh, il maggiore percentuale di pazienti affetti da HIV eh, più eh, positivi, eh, fra di noi eh, questi nuovi, eh, nuovi italiani, queste nuove popolazioni, i migranti, in qualche modo che vengono magari da sistemi sanitari eh, diversi dal sì. nostro, sono maggiormente esposti di, rispetto agli italiani abitanti, residenti qui? Ma diciamo c'è una quota di nuovi casi che fa fra il 20 e il 30% di cittadini stranieri, ci sono aree a particolare rischio, ovviamente l'area se vogliamo subsahariana, subsahariana africana, da questo punto di vista, ci sono sacche di tossicodipendenza di eroinomania in Europa dell'Est. Ci sono stati dei fenomeni anche recenti, c'è stata un'epidemia di, di HIV ad Atene nel, nel 2012, cinque anni fa, di tossicodipendenza. Nel 2012 9 casi su 10 nuovi erano contratti per scambio di siringa. Ecco. Oggi siamo al 20% circa, il fenomeno è abbastanza rientrato. Però ecco, è una dinamica che evolve, evolve. e geograficamente dà segnali diversi in funzione anche dell'anno in cui ci troviamo. Questo Bene, io credo che eh, siamo riusciti, eh, grazie al, al professor Di Perri, eh, eh, a dare qualche informazione perché. È proprio lo scopo di queste trasmissioni che noi facciamo, di passi di salute, di eh, parlare di, di temi che, eh, come si diceva, eh, sono a volte sono molto presenti eh, nella classe medica, ma forse nell'opinione pubblica si pensa in qualche modo che siano pericoli in qualche modo svaniti, di cui non possiamo fare eh, più tanta attenzione. Il progresso della ricerca scientifica e della terapia medica non deve far abbassare la guardia, l'abbiamo ben capito, che l'infezione è sempre presente, può colpire in tutte le età. Eh, la terapia è andata avanti ma non è questa eh, una ragione per abbassare la guardia. Io ringrazio Giovanni Di Perri, grazie moltissimo grazie professore voi. per essere stato qui con noi e sicuramente ti inviterò a parlare di, altre, Beh, eh, di altri argomenti e l'appuntamento per tutti voi gentili telespettatori è per venerdì prossimo, sempre alle ore 13. Arrivederci a tutti.